buona serata a tutti, buona serata in particolare agli insegnanti che hanno aderito al progetto La musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile e naturalmente a tutti gli altri che hanno deciso di passare questa serata in compagnia del MED. Io sono Alessia Rosa, sono docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Torino e questa sera insieme vorrei riflettere con voi sulla progettazione in campo media educativo. Progettare significa elaborare uno schema d'azione che deve far da guida ideale a tutta la nostra attività educativa e didattica e che si svolge sia che sia un'istituzione scolastica ma anche in quelle territoriali, fornendo appunto a tutte le sue componenti un riferimento prospettico chiaro e condiviso su quelli che saranno in primis i valori del nostro agire educativo, le finalità e naturalmente gli obiettivi. Altri aspetti fondamentali che prenderemo in considerazione, per quanto saranno solo accennati, naturalmente sono i principi d'azione, cioè cosa effettivamente andremo a fare in campo per raggiungere gli obiettivi e le finalità che ci siamo poste. E poi naturalmente i tempi e i modelli di valutazione che andremo a utilizzare, tutti aspetti che dobbiamo da subito considerare nella fase di progettazione. Come vedrete la mia presentazione è fatta da molte più immagini che non parole, vi chiedo quindi di interagire in qualunque momento se alcuni aspetti non sono sufficientemente chiari. Avete probabilmente già conoscete le aree concettuali della media education sulle quali possiamo concentrare la nostra progettazione e che devono essere coinvolti nella progettazione stessa. Le aree concettuali sono quelle dello studente, del ragazzo come lettore dei media. Sappiamo tutti che i media sono costruiti con linguaggi e apparati specifici. Ecco che allora parte della progettazione dovrà andare proprio a riflettere su questi aspetti. L'area concettuale dello scrittore. Parallelamente i messaggi dei media hanno delle specifiche intenzionalità comunicative. Ecco che allora la prospettiva del comunicatore, dello scrittore, scusate, sarà proprio quella di andare ad esplorarli. L'area concettuale del critica. Ogni messaggio ha specifici punti di vista, valori. Ricordiamo come oggi la rete ci permette di esserci di essere in continuo confronto con gli altri, di dare il nostro punto di vista. E poi la prospettiva del fruitore mediatico. È sempre possibile, certo, scegliere le nostre tempistiche, le nostre modalità di fruizione, anche se questo non è così semplice o banale. Quante sere o quante volte ci siamo trovati a fare zapping alla televisione senza una reale modalità di scelta di fruizione. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, è l'area concettuale del cittadino mediale. I media mettono in relazione, costruiscono una società, a volte ci sembra quasi di vivere due vite parallele, la nostra vita reale e quella del mondo mediale, che è dato dai social network, ma è dato anche da un universo di rappresentazione in cui vogliamo esserci, a cui ci riferiamo. Ecco, quindi tutti questi sono tanti possibili aspetti che dobbiamo prendere in considerazione quando andiamo a lavorare sulla progettazione. Ma prendiamo punto per punto i nostri ambiti di progettazione, ricordando che le attività di media education contemplano sempre una fase di analisi e spesso una fase di produzione. Entrambe vanno progettate, ricordandoci però che la fase di analisi è quella fondamentale a cui non possiamo fare a meno, mentre se vogliamo la produzione può essere secondaria, seppur molto importante. Perché? Perché riusciamo a comprendere meglio la realtà mediale laddove proviamo a entrarci dentro fisicamente, a lavorarci, a modificarla. Parallelamente poi
fare produzione mediale ci dà la possibilità di agire sui media, di avere degli strumenti che ci consentono di diventare a nostra volta produttori mediali, di incidere su quelle che sono le logiche dei media stessi. Ecco quindi la nostra fase di analisi e la nostra fase di produzione, entrambe da considerare da subito in fase di progettazione. Per quanto riguarda gli ambiti scolastici, dobbiamo dire che le indicazioni che il Ministero ha rivolto alla scuola negli ultimi anni lasciano sempre più spazio alla media education. Parlo di spazi e non di vere e proprie opportunità a sé stanti, nel senso che troviamo sicuramente nella struttura degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze delle opportunità di lavoro per la media education in una nuova prospettiva dell'alfabetizzazione. Se in passato potevamo considerare l'alfabetizzazione come saper leggere e scrivere, la prospettiva nella forma più tradizionale, questo non è assolutamente più possibile oggi. Quando parliamo di alfabetizzazione intendiamo proprio la volontà di consentire ai ragazzi di leggere il mondo circostante, il mondo che è fatto dai media, di leggere e di entrare in relazione con questo. Ecco dunque questo nuovo concetto di alfabetizzazione in cui la scuola non è un training professionale, ma deve essere uno spazio di elaborazione della cultura di cui i media naturalmente fanno parte e in cui i giovani sono immersi. Ecco allora, cancelliamo qualunque prospettiva di un utilizzo della una proposta progettuale media educativa in cui in qualche modo è professionalizzante. Non vogliamo creare dei piccoli professionisti dei media, quanto piuttosto dargli quegli strumenti di lettura del reale. Alla scuola quindi chiediamo proprio di sviluppare skills operativi e non tanto skills operativi, scusate, ma competenze di riflessione critiche sui contenuti e sui processi. Ecco che allora la prima cosa che laddove lavoriamo in ambito scolastico dobbiamo fare è delineare con chiarezza l'orizzonte disciplinare o interdisciplinare in cui vengono inserite le attività di media education. È importante cercare di coinvolgere il maggior numero di colleghi. Più riusciamo a proporre un'attività interdisciplinare, maggiore saranno le prospettive di sviluppo delle stesse. Secondariamente, la media education davvero può diventare uno strumento di arricchimento per prospettive diversificate. Qualunque evento mediatico può essere analizzato per quanto riguarda il linguaggio, la tecnologia, il riferimento storico, il condizionamento sociopolitico, il condizionamento geografico e tanto tanto altro ancora. Pensiamo a partire dai linguaggi che coinvolgono i ragazzi, i più giovani, i bambini. Pensate a quanto potrebbe esserci da discutere a livello interdisciplinare o da progettare, per esempio, sul linguaggio dei cartoni animati che coinvolgono i bambini fino ai ragazzi della secondaria di primo grado, se non talvolta anche della secondaria di secondo. Quante cose su quanti ambiti si può lavorare nei social network e così via. Intanto do un'occhiata alle vostre indicazioni per vedere se ci sono eventuali quesiti. Ecco che allora, a partire da quelle che sono le indicazioni per nazionali e da quello che è il contesto dei colleghi con cui posso lavorare, la prima cosa che devo fare è un'analisi del contesto classe. A chi voglio rivolgere la mia attività di media education? Quali sono
le preferenze dei ragazzi, che cosa utilizzano. La media education non potrà mai essere un approccio educativo calato dall'alto. Dobbiamo sempre prendere in considerazione quello che è il contesto in cui propongo le mie attività. E scopriremo così un contesto, una realtà sempre molto più ricca di quella che conosciamo o che ci aspettiamo. A tal fine credo che sia fondamentale un primo, come dire, un primo training degli insegnanti nello scoprire quelle che sono le fruizioni mediatiche dei ragazzi con cui interagiscono. Quello che consiglio sempre, prima di qualunque forma di progettazione o di proposta, è davvero di analizzare, di studiare, di riflettere su quello che vedono in televisione, sulle fruizioni mediatiche che hanno attraverso la rete, sui social network che utilizzano, su come lo utilizzano, perché altrimenti il rischio è di progettare un percorso media educativo su un'idea stereotipata che abbiamo della fruizione mediatica dei ragazzi, oppure su un sentito dire. E invece credo che sia assolutamente fondamentale lavorare a partire da quelle che sono le proposte del gruppo a cui ci rivolgiamo. A quali videogiochi giocano, come passano il loro tempo, come utilizzano i social network, quali fotografie caricano, quali regole gli vengono date dai contesti familiari. È un altro aspetto decisamente importante che va considerato. Insomma, dobbiamo capire a chi ci rivolgiamo, perché il mondo mediatico dei ragazzi è spesso assai differente da quella che è la realtà quotidiana che è più semplice per noi da conoscere all'interno della classe. Ora che sappiamo quali colleghi coinvolgere, quali ambiti e finalità prendere dalle indicazioni nazionali, quali sono il nostro pubblico di riferimento, possiamo finalmente individuare finalità e obiettivi, dove l'obiettivo, ricordiamo, deve essere un intento espresso in modo chiaro e non ambiguo, rispetto al quale sarà poi possibile decidere se il nostro percorso è giunto al termine, è stato un percorso di successo, se abbiamo ottenuto quelli che erano i risultati che ci ponevamo. Per quanto riguarda la realtà media educativa, questo aspetto è veramente molto importante, così come lo sarà la valutazione che dobbiamo considerare da subito nella nostra attività di progettazione, perché soprattutto quando poi realizziamo attività di produzione, il rischio è che in qualche modo ci autogratifichiamo dal prodotto che abbiamo realizzato, dal prodotto stesso. Insomma, il problema è che a un certo punto rischiamo di dirci quanto siamo stati bravi, ma non è il prodotto che ci interessa, è il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo posti. Ecco perché dobbiamo definirli con chiarezza, in modo da condividerli, da sapere se il nostro procedimento è stato realmente efficace. Dovremo poi individuare degli obiettivi a breve e lungo termine. Le attività media educative estemporanee, quelle di approfondimento che durano poco tempo, hanno spesso anche opportunità di risvolti veramente limitati. Quello che invece ci interessa è il riuscire a raggiungere quella saggezza digitale che implica però un percorso di accompagnamento talvolta lungo che richiede una continua ridefinizione. Se pensiamo a quello che è il tempo mediatico dei ragazzi con cui lavoriamo, non è immaginabile che sia sufficiente lavorare con loro per poco tempo per ottenere quei riscontri di saggezza che ci siamo posti come obiettivo. Ecco che allora, dopo
dopo aver individuato le finalità, i nostri obiettivi dovranno poi essere declinati in obiettivi a breve e lungo termine. Dovremmo poi individuare i linguaggi su cui vogliamo riflettere con i nostri ragazzi. Parlo di linguaggi, ma è vero che possiamo anche riflettere sul singolo media. Preferisco il termine linguaggio a partire dalla convergenza digitale, che oggi fa sì che in realtà lo stesso media, o meglio, lo stesso linguaggio può essere fruito attraverso un numero rilevante di media. Pensiamo su quanti supporti ad oggi, per esempio, è possibile vedere un video o leggere una notizia. Ecco che allora può essere interessante, oltre alla prospettiva prettamente di analisi del medium, anche la prospettiva di analisi del linguaggio in senso più trasversale, se vogliamo. Altro aspetto fondamentale poi che oggi più che in passato assistiamo a un passaggio continuo in questo caso, da un linguaggio all'altro, da un medium all'altro, di contenuti, ma anche per esempio di personaggi. Pensiamo ai personaggi dei fumetti che diventano film, diventano videogiochi, oppure in prospettiva inversa, ai personaggi dei videogiochi che diventano cartoni animati e poi film e poi fumetti sono in ultima parte, insomma. Oggi dobbiamo riflettere anche su questa maggiore varietà di contesti e di possibili ambiti di applicazione e di riflessione. Dobbiamo quindi definire i tempi di realizzazione e forse questo è l'aspetto che maggiormente angoscia gli insegnanti. Allora, no panico, ma organizzazione, dove sicuramente l'organizzazione, come dire, l'unione fa la forza e quindi ci è di estremo aiuto la collaborazione con i colleghi, i tempi. Iniziamo da progetti piccoli che ci permettano in qualche modo di calibrare i nostri tempi di realizzazione, i nostri tempi di riuscita. Dobbiamo trovare poi spazi di condivisione. I tempi lunghi sono dati talvolta da una concezione della progettazione proprio degli insegnanti come qualcosa di molto personale, molto legato alla nostra classe. Oggi sempre di più in rete gli insegnanti, e questo è un bellissimo esempio, sicuramente si incontrano, si scambiano materiale, si scambiano slide, percorsi, strumenti. Insomma, se la progettazione diventasse qualcosa di realmente condiviso con i colleghi, indipendentemente dalla vicinanza spaziale, ecco che allora potremmo sicuramente risparmiare in buona parte tempo di realizzazione. Altra cosa importante legata al tempo e che è un consiglio spassionato è quello che laddove soprattutto pensiamo ad attività di produzione, beh, diciamo che potrebbe essere utile raddoppiare qualunque tempo noi abbiamo in mente in questo momento. Ah, perché talvolta gli imprevisti possono essere molteplici. Un esempio banalissimo: nel mio progetto di Media Education voglio realizzare anche un piccolo video. Peccato che nel periodo in cui volevo realizzare il mio video all'aperto, ecco, 15 giorni di pioggia. Benissimo, dovrò ripensare i tempi di riuscita, per evitare di trovarci in preda a crisi di panico in piena notte a fare dei montaggi. Detto questo, possiamo poi anche cercare naturalmente di riflettere, proprio per ridurre i tempi, su quali sono le risorse umane che possono aiutarmi nella realizzazione.
Le risorse umane che talvolta possono come aiuto, come supporto, perché no, in primis arrivare dai ragazzi, a cui chiederemo un coinvolgimento molto, molto più attivo e in prima persona, e perché no, il coinvolgimento che può arrivare anche dai genitori, laddove hanno voglia di essere coinvolti in questa attività. E ancora dovremmo considerare con attenzione quelle che possono essere le risorse del nostro territorio. Talvolta un monitoraggio attento delle risorse territoriali consente di intravedere possibilità che prima non erano assolutamente state considerate o conosciute. La realtà torinese in cui io opero è sicuramente una realtà viva, attiva, ci sono dei centri di produzione video, per esempio, del comune, ma sono sicura e so per certo che esistono tante altre opportunità. Ecco che allora dovremo poi individuare nel nostro progetto quali risorse, soprattutto in campo tecnico, vogliamo utilizzare? Allora, no a, come dire, panico da costi. Le tecnologie oggi stanno sempre di più abbassando i costi. Se pensiamo soltanto al costo di una telecamera di pochi anni fa, decisamente oggi vanno abbassandosi, o ai costi delle macchine fotografiche, dei computer e via dicendo. Per quanto riguarda invece i software, le risorse online di software free o open source si stanno assolutamente moltiplicando. Devo dire che ad oggi abbiamo un gran numero di opportunità. Per trovarle davvero scateniamo i nostri ragazzi alla ricerca, diamogli gli strumenti, per esempio, anche per aiutarci in questo senso. E comunque ci sono un numero rilevante di forum di insegnanti in cui è possibile trovare un gran numero di risorse efficaci ed efficienti. Le tecnologie, l'ultima a tutti i costi? No, perché il nostro interesse è quello di dare ai ragazzi delle competenze che possono essere utilizzate anche all'esterno dal contesto scolastico. Ed ecco che allora focalizzarci unicamente sulle tecnologie più moderne, su quelle forse in parte più accattivanti, potrebbe addirittura essere controproducente, cioè far sì che i ragazzi non abbiano poi all'esterno l'opportunità effettiva di andare a utilizzare in modo efficace ed efficiente quelle che sono state le competenze acquisite. Ultimo aspetto a cui tengo particolarmente è quello di evitare forme di intellettualismo, soprattutto nella scelta degli strumenti e dei materiali di analisi. Partiamo sempre da quelle che sono le loro proposte di fruizione, da quello che loro più semplicemente, più abitualmente utilizzano. Se proponiamo come dire, il film per pochi eletti, l'articolo che è tratto da una rivista online che leggiamo noi e pochissimi, il rischio è quello che la media education diventerà, ahimè, in parte quella che per tanto tempo è stato, diciamo, le proposte magari di libri che ci sono state fatte a scuola, cioè qualcosa di lontano dalla mia realtà, che poi magari sono anche un accanito lettore, ma il libro che mi propone la scuola di mio non l'avrei mai letto. Non vuol dire non proporre altro, vuol dire semplicemente iniziare in qualche modo a lavorare su quello che già conosci, su quello che già utilizzi. Quando ti avrò dato un po' di strumenti, inizierò a proporti altro in una scala graduale di difficoltà. Ricordiamo, ecco, che chi
Ciò che ci interessa in primis è il transfert cognitivo, cioè dare l'opportunità ai ragazzi di prendere quanto acquisito a scuola, portarlo all'esterno e in qualche modo cambiare, modificare il proprio approccio ai media, dirigendosi sempre più verso una fruizione realmente critica e consapevole. E in tale prospettiva, quindi, i contesti scolastici si trovano oggi nella necessità di ripensare la struttura dei saperi, le gerarchie, le articolazioni, i rapporti. Quando lavoro con i media, naturalmente non potrò pensare a una struttura lineare che parta dall'alto, che abbia una prima fase teorica e poi solo successivamente pratica, ma sarà un passo passo, un'analisi continua, un ritornare su quelle fondamentali che sono le mie esperienze di utilizzo e di fruizione. Altro aspetto fondamentale: la struttura dei poteri. Su questo ci tengo particolarmente. La media education non può essere considerata una disciplina che si insegna. Non possiamo partire dalla considerazione o dall'ipotesi che andiamo a spiegare ai nostri ragazzi qualcosa di totalmente nuovo, di totalmente altro, su cui non hanno una pregressa esperienza, ma dobbiamo lavorare un po' come le tecniche didattiche per gli adulti ci insegna per decostruzione, cioè prendo quello che sai, lo analizzo, lo decostruisco con te e poi provo a ricostruirlo in prospettiva altra. E naturalmente dobbiamo poi pensare a ripensare alla struttura dei tempi, degli spazi, dell'educazione, al coinvolgimento, del territorio, come, già precedentemente detto. Quanto è bello entrare nelle, classi, nelle realtà educative in cui si fa media education e vedere ragazzi, intenti a lavorare in modo, veramente, attento, ma a volte in contesti molto lontani da quella che è la struttura classe tradizionale. Dobbiamo poi, considerare quali saranno gli approcci educativi che, intendiamo prendere, utilizzare e considerare. Sicuramente dovremmo passare da un approccio top-down, cioè in cui tutta l'enfasi è posta sul momento dell'insegnamento, ad un approccio bottom-up, cioè dove è basato sulla predisposizione delle condizioni che consentono al soggetto di essere protagonista della propria esperienza di apprendimento. In questo caso, quindi, ci troviamo nel difficile compito di costruire il contesto, di dare l'opportunità ai ragazzi di essere veramente in modo efficace costruttori del proprio contesto educativo. Quanto sarà bello, interessante, per esempio, poter riflettere con loro sulla stessa notizia presa da giornali diversi, chiedere a loro di cercarla all'interno di testate online diversificate, interrogarci su qual è il punto di vista di chi scrive, a chi sta scrivendo, qual è l'idea, per esempio, che ci vuole dare. E ancora l'analisi di eventi di cronaca, magari legati ai social media, qua ne abbiamo sentiti anche di davvero tragici negli ultimi giorni. Quanto potrebbe essere importante con i ragazzi riflettere su come commentano a parole, nel vivo e attraverso il social network quello stesso evento. Naturalmente ci dobbiamo porre insomma, in un cammino, il cammino che abbiamo presentato prima, quello verso la competenza e la saggezza digitale. È davvero un cammino di crescita sia per i ragazzi che per gli insegnanti.
il professor Roberto Trinchero ha quindi riproposto il ciclo di apprendimento esperienziale proprio in questa prospettiva di costruzione del contesto che mi permette di arrivare a una rielaborazione di quelle che sono le mie ipotesi iniziali. Ecco che allora nel ciclo esperienziale vediamo che la prima parte sarà quella di porre ai ragazzi dei problemi il più possibile legati al mondo reale, alle esperienze di fruizione vere e proprie, e successivamente chiedergli di confrontarsi, comunicare. Ecco, la media education funziona se si fa in gruppo, se si fa in piccoli gruppi, se si riesce a confrontarsi. Ci sarà quindi un momento di analisi, di generalizzazione e di applicazione delle soluzioni trovate in una prospettiva di di crescita autonoma, di condivisione con i pari e anche di giustificazione della propria opinione, di quelle che sono le soluzioni trovate in una prospettiva di analisi metacognitiva fondamentale nell'approccio media educativo. Dovremmo quindi nell'organizzare le nostre diverse attività pensare a una distribuzione armonica dei percorsi nel tempo, ponendo attenzione sia allo sviluppo cognitivo sia all'intensità proposte. Per esempio, altrettanto fondamentale, alternare i media presi in considerazione e le diverse aree di concettuali che abbiamo preso in considerazione prima. Mi fermo un attimo e vi chiedo se quanto analizzato finora è tutto chiaro. Ok. Perfetto. Quindi, come dicevamo, dobbiamo pensare a un'organizzazione armonica nel tempo delle nostre proposte. Perché devo dire che ultimamente, vedendo tanti progetti media educativi, di cui sono felicissima, perché vuol dire davvero che questa prospettiva, questo approccio si sta assolutamente sviluppando, ogni tanto vi è in qualche modo il rischio di seguire anche noi come docenti delle mode o di cercare di inseguire le ultime proposte mediatiche. No, la vera innovazione sarà riflettere in modo diversificato, talvolta anche sul già fatto, sul già detto, il proporre posizioni nuove, prospettive diversificate, dare gli strumenti ai ragazzi per riflettere anche su se stessi, sulla propria esperienza. È stato per me molto interessante poter, ad esempio, progettare e realizzare percorsi di media education con i ragazzi di strada di Nairobi, a cui con una ONG AMREF abbiamo chiesto di riflettere sulla propria esperienza di adolescenti e di preadolescenti attraverso lo strumento del digital storytelling che vedrete e approfondirete prossimamente. Ecco, è stato davvero
interessante poter conoscere la loro prospettiva, e in una distribuzione armonica si sono poi in seguito proposte altre attività di video partecipato, fino ad arrivare per ultimo ultimamente alla realizzazione di piccoli cartoon di animazione. Quindi si è partiti dal racconto di se stessi per poi evolversi al racconto degli altri, appunto il video partecipato, fino al racconto di personaggi di animazione. In tutto ciò dobbiamo quindi appunto stare molto attenti a quello che possiamo considerare un sovraccarico tecnologico e cognitivo. Quindi meglio utilizzare più tempo in analisi e riflessione che non farci prendere dal vortice della media education. Per esempio, nei primi passi nella media education era stato testo che è uscito nel 2006 e voleva proprio essere, è stato il primo curriculum italiano di media education, era rivolto all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, al quinquennio della scuola primaria, si era proprio strutturato un curriculum media educativo dividendo gli anni coinvolti, che erano quindi sei in tre bienni, e si era deciso, per esempio, che si iniziava dall'analisi dell'immagine fissa, per poi, quindi foto, fumetto, cartone animato, per poi andare verso la TV, la radio, fino ad arrivare al videogioco. Questo è solo un esempio di come può essere costruito un percorso, un curriculum media educativo organizzato nel tempo, al curriculum per la scuola primaria e poi successivamente è stato pensato proprio un curriculum per la secondaria di primo grado nel testo Media, Linguaggio e Creatività. In questo caso si è invece deciso di proporre, per esempio, una serie di percorsi senza una struttura rigida, così come era stata pensata in precedenza. Perché? Perché non sapevamo, per esempio, se i ragazzi a cui si rivolgevano gli insegnanti della secondaria di primo grado, per esempio, avevano già esperienze media educative. Quindi, ecco, l'idea precedente dell'organizzare in modo così strutturato, così rigido la proposta formativa non sarebbe stata altrettanto funzionale. Ed eccoci finalmente giunti alla fase di progettazione della produzione. Quando presentiamo attività di media education ai ragazzi, la prima cosa che vorrebbero fare è produrre, è mettere le mani in pasta e in qualche modo provare. Mi piace tantissimo confrontare le attività di media education a quello che possiamo fare in cucina, perché è davvero molto simile. Non sarò una brava cuoca se leggerò soltanto delle ricette, ma altrettanto non sarò brava se mi limiterò a provare in modo acritico. Ecco, il Media Education funziona un po' così. Compro delle ricette, ci rifletto e poi metto le mani in pasta. Sulla produzione vi ricordo di riflettere e di lavorare bene in fase di progettazione anche nel curare tutte quelle che sono le fasi burocratiche e le autorizzazioni. Purtroppo non, ad oggi le autorizzazioni, soprattutto per le immagini dei ragazzi, non abbiamo una normativa che dà della modulistica condivisa. Quello che è il mio consiglio è di pensare e ideare
delle pratiche e dei carteggi burocratici e delle autorizzazioni, insomma, ad hoc per ogni attività, pensando bene da subito per cosa utilizzerete, ad esempio, le immagini. Se pensate di proiettarle, mettetelo, esplicitatelo subito. Può essere che ci siano dei genitori che non desiderano questo. Le fasi burocratiche implicano anche la riflessione, per esempio, sugli spazi che vogliamo utilizzare. Ricordate che ci sono degli spazi che non possono essere, ad esempio, ripresi. Banalmente, nelle stazioni non è consentito riprendere se non si chiedono appositi permessi. Parallelamente, ricordate anche che a volte, se si è una scuola, basta chiedere e il permesso si ottiene. Altro aspetto è, prima della produzione, facciamo un bel elenco di quelli che sono i materiali che ci servono, già in fase di progettazione. Ho visto davvero una serie di progetti, come dire, non fallire, ma davvero arenarsi su problematiche talvolta minimali. La batteria della telecamera della scuola è dentro il cassetto della bidella che in questo momento è in maternità, o cose banali di questo genere. Quindi un bel elenco di quello che ci serve da subito. Altro aspetto fondamentale, quando iniziamo a ideare una produzione e la mettiamo nel progetto, naturalmente dovremmo coinvolgere i ragazzi, ma noi dobbiamo un po' avere bene in mente quello che vorremmo fare, senza cercare di copiare i professionisti. Credo che sia fondamentale riflettere su quello che vogliamo ottenere in modo molto semplice, meglio un prodotto semplice, limitato, ma fatto dai ragazzi, che delle produzioni che in realtà si vedono in modo fin troppo chiaro e netto che la post-produzione è fatta da professionisti. Se non vedono la differenza, se non sbagliano, se non si sperimentano, insomma, se non gli diamo davvero la possibilità di crescere in contesto media educativo, beh, allora la nostra esperienza forse non sarà realmente efficace già a partire dalla fase di progettazione. Altra cosa che nella progettazione dovremmo prendere in considerazione, oggi io l'accenno solamente perché sarà il professor Roberto Trinchero, nell'ultima fase di questa proposta formativa, ad analizzarla sicuramente con maggior competenza e abilità di me, è la valutazione. Ricordate però che dobbiamo prenderla in considerazione, la valutazione che può essere la valutazione del gradimento, naturalmente, la condivisione dell'apprendimento in termini di conoscenze e abilità, e poi la valutazione proprio del cambiamento nella fruizione e nell'utilizzo da parte dei ragazzi. Quindi, a partire dalla fase della progettazione, mi raccomando, prendiamo in considerazione la valutazione. Non lasciamo questo aspetto alla fine o pensiamo che lo faremo in un secondo momento. Ah, perché potremmo davvero essere, come dire, fagocitati dall'entusiasmo, della realizzazione, e alla fine ci diremo quanto siamo stati bravi, ma abbiamo realmente raggiunto gli obiettivi che ci siamo posti? Ecco, questa è la domanda che nella progettazione dobbiamo assolutamente tenere sempre, sempre a mente. Ecco, vedevo appunto che ci dice Patrizia che stava pensando questa mattina alla valutazione con i suoi allievi. Allora la invito magari a prendere in considerazione questi tre aspetti e iniziare a pensarci in attesa del contributo del professor Trinchero. Ecco, quindi, appunto, in riferimento agli obiettivi.
E ora che abbiamo progettato il nostro percorso per quanto riguarda l'analisi, per quanto riguarda la produzione e per quanto riguarda la valutazione, potremmo pensare di aver già finito, e invece no. Dobbiamo ancora prendere in considerazione la documentazione e la condivisione. Allora, sulla documentazione e soprattutto sulla condivisione, forse è l'aspetto in cui mi sento di dover, come dire, un po' sgridare alcuni insegnanti. Quando si arriva nelle scuole per fare ricerca, si scopre che ci sono state nel tempo delle proposte, delle attività di media education, magari non così strutturate, ma magari non incasellate nella prospettiva media educativa, ma comunque delle ottime intuizioni che sono state scarsamente documentate e assolutamente poco condivise, dei progetti bellissimi lasciati dentro un armadio e magari non utilizzati per gli studenti e con gli studenti degli anni successivi. Allora, la documentazione ci è data in primo luogo da un progetto ben strutturato, è già il nostro primo strumento di documentazione. Documentiamo le fasi di sviluppo e di realizzazione. E facciamolo anche e soprattutto con gli strumenti digitali, con fotografie, con video. Fare i backstage delle attività di media education è una delle cose più divertenti in assoluto per i ragazzi. Fare le domande, vedere che cosa rispondono all'inizio, che cosa rispondono alla fine, eccetera, eccetera. È veramente un aspetto interessante. E poi naturalmente la documentazione di tutti quelli che sono i risultati della nostra valutazione. Questo serve soprattutto a noi per una riflessione su quelli che sono i risultati ottenuti. Altro aspetto che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione è poi la condivisione. Cerchiamo di mappare da subito, in fase di progettazione, quelle che sono le possibilità di utilizzare i supporti territoriali anche per quanto riguarda la condivisione. Fare media education vuol dire comunicare, vuol dire insegnare a comunicare, a riflettere sulla comunicazione, ma anche ad lavorare, cioè in modo attivo sulla comunicazione. E allora un'attività di media education che non sia condivisa, beh, probabilmente ha poco significato. Altra cosa, mappiamo per esempio i tanti percorsi, le tante proposte di partecipazione a eventi legate alla media education. Il MED stesso ogni anno ha un bando per scuole e enti educativi che vogliono proporre e vogliono condividere proposte media educative. Ecco, il bando Cesare Scurati può essere come uno strumento di condivisione del vostro lavoro. Per questo vi invito ad andare a leggere interamente il bando sul sito del MED. E poi, appunto, quindi questo ci consentirebbe magari di inserire il nostro progetto all'interno di iniziative nazionali o, perché no, internazionali. Partecipare, dare ai ragazzi anche l'opportunità di condividere quanto hanno fatto. Mi chiedo se, per esempio, tra di voi c'è già qualcuno che ha lavorato in questo senso, ha iniziato a mappare le possibilità per quanto riguarda la condivisione dei propri progetti. Non vedo più la vostra chat.
Vedo se funziona tutto. Ci avviamo quindi verso la fine del concetto di progettazione. Perché voglio ricordarvi che se volete consultare alcuni progetti già realizzati, ma soprattutto se voleste proporci le vostre esperienze, all'interno della rivista del MED, Media Education, Studi, Ricerche e Buone Pratiche, abbiamo proprio pensato fin dalla nascita a una sezione Buone Pratiche, proprio per chiedere agli insegnanti di condividerle, quindi rivolgo anche a voi questo invito. Collegatevi al sito che vedete scritto nella mia slide, è assolutamente gratuita, potete scaricare la rivista, ma soprattutto potete proporre le vostre esperienze. Perfetto, vedo che Patrizia lavora molto sul monitoraggio. Ecco, anche l'idea di Maria Luisa di presentare nella giornata di scuola aperta con i genitori le loro attività è stato sicuramente uno strumento fondamentale per coinvolgere i ragazzi che andavano poi ad iscriversi e anche perché no, per valorizzare chi al percorso aveva partecipato. Sì, sui siti delle scuole, ecco, è interessante questo, guardate, i siti delle scuole a volte ne stiamo analizzando alcuni con la collega Torre e devo dire che alcune volte non sono esattamente, non rispecchiano le tante cose che fate, ma laddove ci sono attività di media education spiccano in modo molto interessante. Condividere, ho la convinzione che abbia una profonda prospettiva etica nel concetto di media education. Stiamo dando ai nostri ragazzi gli strumenti per essere attivi all'interno dell'universo mediatico, per gli strumenti per dire la propria opinione, per essere in qualche modo e sempre di più cittadini attivi anche di quello che ormai è il nostro mondo che è fatto anche dai media. Ecco che allora insegnargli a condividere, a essere voce propria, diventa una prospettiva etica e lo diventa ancora di più quando questi strumenti gli vengono dati e consegnati per poter essere anche voce di altri, di chi magari la voce all'interno del contesto mediatico non ce l'ha. Penso banalmente agli anziani, la condivisione di quelle che sono esperienze avute in contesti più complicati. Ecco che allora la condivisione diventa veramente prospettiva etica. Ti do le competenze media educative e ti chiedo di utilizzarle a tuo favore e per gli altri. Con questa slide io ho finito. Naturalmente vi invito ai prossimi interventi il 4 marzo con la dottoressa Fanelli, si parlerà proprio di come costruire uno storyboard per la produzione video e come costruire un prodotto audio-video con il professor Di Mele venerdì 7 marzo e come già anticipato chiuderà questo ciclo di incontri il professor Trinchero per quanto riguarda la valutazione. Se qualcuno invece ha domande per quanto riguarda la progettazione, sono a vostra disposizione.